Sono Raffaele Cattaneo, sono il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, l'Assemblea legislativa della Lombardia, sono membro effettivo del Comitato delle Regioni e sono il relatore del parere sull'attuazione delle strategie macroregionali. Il parere di cui sono relatore è relativo all'attuazione delle strategie macroregionali europee. La Commissione europea ha deciso di redigere un rapporto unico su tutte le strategie macroregionali che sono già state avviate. Ed è molto importante questo per le regioni e per gli enti locali d'Europa, perché le strategie macroregionali sono il primo strumento pensato per un'Europa che vada al di là dei confini amministrativi degli stati e delle regioni, e che sia costruita dal basso su temi che uniscono regioni funzionali. Questo è esattamente il punto di vista che vogliamo, un'Europa bottom-up e non top-down. Le regioni, le città, le autonomie locali sono particolarmente interessate dalle strategie macroregionali. Lo dice la parola stessa, sono strategie pensate per territori che coinvolgono innanzitutto regioni e città. Non nascono dall'unificazione di stati nazionali, ma di territori che attraversano trasversalmente gli stati e che vedono come protagonisti le autonomie sul territorio. Per questo noi chiediamo una governance che sia più direttamente coinvolgente le regioni e le città, e per questo chiediamo anche alcune correzioni. Per esempio, abbiamo visto come i tre no legati alle strategie macroregionali, no nuovi finanziamenti, no nuove regole, no nuove strutture, siano stati un limite. Noi chiediamo tre sì, diciamo che vogliamo un utilizzo più mirato dei finanziamenti sulle strategie macroregionali, vogliamo che vengano riconosciute le strutture che dal basso sono nate per implementarle e vogliamo che ci siano anche dove occorrono regole più adeguate. Naturalmente la Lombardia non è coinvolta in tutte le strategie macroregionali, quella del Danubio, quella dei Paesi Baltici non ci riguardano. Ce n'è una che ci interessa, è la strategia macroregionale per le Alpi. In questa siamo protagonisti e vogliamo che diventi un esempio di come questi strumenti possono funzionare per un'Europa migliore.